Allora ragazzi, se non l'avete ancora fatto, ricordate, mettete mi piace qua sotto e iscrivetevi al canale, perché c'è un sacco di gente che guarda questi video. Si fa per dire, non è che siate in tanti, però dai, ci si prova. E però di interazioni sono poche, quindi mettete mi piace e ora godiamoci questo video. Buongiorno, buongiorno, si va al lavoro, venerdì, ultimo giorno della settimana, la chiudiamo in bellezza sotto la pioggia, perché benedetto il Signore, deve essere sempre così la situazione, mannaggia. E niente ragazzi, oggi tra le varie, insomma, tra i vari piani c'è anche la possibilità di andare sul lago stasera, perché c'è la festa del chiaretto, mi pare, comunque festa del vino a Bardolino, fa anche rima, e Bardolino è un paesino, basta far rima, Bardolino è un paesetto, un paesello che c'è sul lago di Garda, lato ovviamente nel lato più bello, quello veneto, e niente, è famoso anche per queste feste qua. Io anni fa lavoravo in queste feste, facevo i video. 2016-2017 il comune mi chiamava e io facevo, insomma, gli after movies, queste cose qua, bellissimo, bellissimo. Vediamo se mi supera questa Golf, maledetti. E niente, quindi forse questo, ma come vi ho appena fatto vedere il tempo non è che ci stia graziando più di tanto, anzi è abbastanza fastidioso, e quindi vediamo se stasera si placa un pochino. Domani invece full day, festa a casa dello Steve, perché è il suo compleanno e quindi dobbiamo festeggiare. E niente, devo pensare anche a un regalo, magari una bottiglia di vino, non so, forse dovrei pensarci ora. Mannaggia, bottiglia di vino, mamma mia ragazzi, il traffico si muore di prima mattina, cioè non ci faremo mai. Stamattina ho deciso di non fare la scorciatoia che mi portava sempre a quel semaforo, che ci metteva 10 minuti ad andare. Ma ho fatto la strada normale, ma apparentemente non so se sia stata una bellissima idea, perché qua siamo fermi, immobili, io devo essere al lavoro tra 9 minuti. Le emozioni non finiscono mai di stupirci e di colpirci. Allora, appena finito il lavoro, sto tornando a casa e non piove per il momento, e sembrerebbe che di fronte a me non ci sia neanche più di tanto nuvole, o almeno in lontananza, cioè dove c'è Bardolino, la terra del vino, dove stasera andremo probabilmente. E detto questo ragazzi, le emozioni vengono perché ho appena ricevuto una chiamata da un mio ex cliente, per il quale avevo fatto un video ancora qualche mese fa, magari c'è anche nel vlog, che ero andato per un'agenzia immobiliare a fare, insomma, gestire la parte di contenuti e fare dei video a delle case. E apparentemente mi hanno chiamato ora a distanza di 3 mesi, dicendo che mi vogliono nel team, mi vorrebbero assumere come gestione, diciamo, di tutto il marketing da solo e dei contenuti e quant'altro. Io purtroppo, per quanto possa essere una proposta ghiotta, non voglio buttare nel... No, voglio rimanere, essere data scientist, mi piace, mi appassiona, quello me lo terrò come sempre come side quest, e vediamo un po' cosa si combinerà in futuro, sempre di collaborazioni, quello mi va più che bene. E in tutto questo, ora che ci penso, io martedì ho un colloquio e non sono interessato ad entrare in questa azienda che è l'Eurospin, supermercati, e che mi hanno contattato come BI, Business Intelligence Analyst, qualcosa del genere. Non sono interessato a cambiare azienda, mi trovo molto bene dove sono io ora, però sentire un po', tenersi aggiornati per quanto riguarda fare colloqui e quant'altro fa sempre bene, perché rimanere, cioè il mercato è una cosa che si evolve, quindi rimanere sul pezzo e fa più che bene, così adesso mi metto un po' a ristudiare qualche algoritmo che non sto usando di recente e lo si fa al top. Questo è sempre un consiglio che do anche: una volta, almeno un mese l'anno, buttatevi a fare interviste, anche se non vi servono niente, ma per tenervi sul pezzo, così capite cosa serve il mercato, cosa cercano i recruiters, perché non si sa mai nella vita. Quindi io non sono interessato a cambiare, ma le offerte pullulano. Infatti anche un'altra azienda che non mi ricordo neanche... non lo dico, è di consulenza,
e mi hanno appena contattato come lead AI engineer. Cioè, fantastico, fantastico. Quello mi piacerebbe già di più come argomento, ma ripeto, per il momento voglio stare qua almeno ancora un bel po'. Ancora un bel po'. Non so tempistica, ma di certo non me ne vado ora. Mi trovo bene, quindi va bene così. Però chi lo sa, ragazzi, nella vita a me piace provare cose nuove, mi piace buttarmi in nuovi progetti, quindi prima o poi, come potete immaginare, non morirò in questa azienda. Assolutamente no. Per una buona esperienza di video, 50% audio e 50% video, quindi visto che adesso è già buio, quindi se no che riuscite a vedermi, almeno mi sentite bene, il minimo, dai, mi sentite bene. E ragazzi, stasera dilaniato, dovevo andare sul lago e tutto, ma sono troppo stanco per fare qualsiasi cosa. Devo recuperare un sacco di sonno e di conseguenza cosa sto facendo? Sto uscendo, ma non sul lago, anche perché è piovigina, non c'è bel tempo, non mi godrei la festa. Però sto andando a bermi una tisana che mi sono portato qua dietro in macchina da qualche parte. E ho il termo, sto tutto caldo, non vedo l'ora di piazzarmi. Sono stanco, non c'avevo voglia di stare a casa, dai, venerdì sera si esce, però allo stesso tempo ho la social battery, batteria sociale, socievole, socivora, assente, completamente assente. Quindi ragazzi, sono molto fortunato ad avere una macchina mia, mi metto da qualche parte con la musichetta e sto totalmente in chilling. Ero anche tentato di portarmi via la macchinetta nuova, così dico, dai, faccio qualche scatto, ma in verità ho solo bisogno di rilassarmi un secondo, solo bisogno di staccare da tutti questi pensieri, tutto sto rumore, tutte queste mille preoccupazioni. Non ce la faccio più, adesso anche la casa è un po' in stand by perché parlo con quello dell'agenzia, ci sono problemi col perito, non riesce a vedere la casa e bisogna sentire un altro e quel perito lì è anche molto esigente, molto critico e mancano dei documenti e il tipo, il venditore continua a inviarmi audio di 10, 15, 20, 50 minuti al giorno, anche oggi, puttana la miseria. Io vi giuro, un giorno vi invierò gli screenshot di tutti questi audio che sto ricevendo. È bello che ho inviato un messaggio al venditore dicendo: mi raccomando, audio concisi. L'audio che mi ha inviato è stato di 8 minuti dopo che gli ho detto questo. Insomma, si è anche risparmiato, perché quelli precedenti erano di 9 minuti e mezzo, 10 minuti, 7 minuti. Insomma, un film, ogni giorno è un film. Ascoltare una persona che parla a vanvera, che non sa neanche cosa dire, logorroico. Anche stasera qua c'è una festina, va bene, anche stasera qua c'è una festina. Ah, ragazzi, la stanchezza, le mille cose che si fanno. Mi devo prendere un periodo di ferie, mi devo prendere un periodo dove dico stacco da tutto, da tutti, non voglio più sentire nulla, ma nulla, che di nulla non si nulla, e basta. Santo cielo. Cioè, venerdì sera, mille propositi, fare mille cose, poi invece è Lorenzo che si fa i giretti notturni la sera, che non ha voglia di nulla e di nessuno, che parla da solo a una videocamera e sta diventando pazzo. E adesso spero che il Teatro Romano sia chiuso, sì, esatto, che sia chiuso e che la strada sia aperta, perché purtroppo d'estate il Teatro Romano qua a Verona blocca completamente l'unica strada per andare dal punto A della città al punto B, e quindi bisogna fare un giro impossibile sulle Torricelle, che sono appunto, come sapete, le colline che circonnavigano Verona, circondano per metà, arcipelagondano, sì, dai, ci sta, per tre quarti, dai. Sto parlando vanvera, ragazzi, non so neanche più, basta, ora stacco, vi abbandono, ci sentiamo dopo. Altro che festa e mille cose, ragazzi, ieri scappato a letto e proprio fiondato,
Quindi non ho avuto neanche il tempo di fare, insomma, i saluti finali. Vi ricordo, iscrivetevi al canale, commentate, attivate la campanella. Noi ci vediamo nel prossimo video di domani, che ora inizio. Anche tutto questo è sabato mattina e oggi devo editare tutti i video della settimana, perché il buffer è finito. Domani non ho niente, quindi oggi mi devo metterli. Vabbè, ciao.